È il 13 maggio del 2017, l'Atalanta, con un pareggio a Bergamo contro il Milan, certifica la qualificazione all'Europa League e torna a sognare in Europa dopo 26 anni. Quel giorno sarà il taglio del nastro ufficiale ai migliori anni di sempre nella storia della Dea, ma nel 2017 quella storia è ancora tutta da scrivere. In quella sera di maggio, tra i 22 titolari più le due panchine di Atalanta e Milan, ben 8 giocatori sono diventati ragazzi e poi uomini a Zingonia, nel quartier generale dell'Atalanta. In quegli 8 ragazzi ci sono storie e percorsi di formazione molto diversi. C'è la vecchia scuola, Cristian Ramondi da una parte e Riccardo Montolivo dall'altra. Ci sono le nuove leve, Caldara, Conti, che sì. Ci sono anche storie di rimpianti come Manuel Locatelli, che l'Atalanta si era lasciata scappare nel 2009 quando era ancora un bambino per accasarsi proprio al Milan. Nella panchina bergamasca c'è anche l'ultimo prospetto di casa Atalanta. È un difensore centrale, alto, molto magro, un po' timido. Ha compiuto 18 anni da un mesetto, ma Gasperini lo ha già fatto esordire titolare in Serie A. Si chiama Alessandro Bastoni. A guardare la partita, soddisfatto ma forse anche un po' nostalgico nel vedere tutti quei ragazzi diventare grandi, un signorotto di 80 anni. Ha lo sguardo dolce del nonno, ma ha la disciplina e la struttura mentale forgiata da tutti quegli anni vissuti nella provincia lombarda. All'anagrafe si chiama Fermo, ma qua tutti lo chiamano Mino. Di ragazzi da Zingonia con la maglia nerazzurra dell'Atalanta ne ha visti passare un'infinità. Oggi raccontiamo la storia di Mino Favini, l'uomo, o meglio l'uomo ombra, che ha reso grande l'Atalanta. Meda, Bassa Brianza, anni 50. Da queste parti del nord Italia, una zona industriale in un'Italia che vuole ripartire dopo gli anni della guerra, la squadra del posto, il Meda, gioca in quarta serie, quella che oggi sarebbe la Serie D. In particolare, la gente che segue la squadra è incuriosita da un attaccante brevilineo di 18 anni che fa impazzire le difese di mezza Lombardia in campi prevalentemente di terra. La cosa curiosa è che Mino, sì, tutti lo chiamano così, Mino, ha un'attenzione incredibile e una dote innata nel vedere già i giovani talenti di domani. È per questo che poi, quando farà l'esordio in Serie B al Como, ogni tanto Mino Favini verrà chiamato in disparte dall'allenatore, l'argentino Ugo Lamanna, per avere un parere sui giovani della squadra. E la stessa cosa succede al Brescia, sempre in Serie B, dove Favini condivide lo spogliatoio con un altro che in futuro farà della profonda conoscenza dei calciatori, sul lato umano prima che tecnico, un caposaldo della sua carriera da allenatore, il sergente di ferro Eugenio Berzellini, campione d'Italia sulla panchina dell'Inter nel 1980. Quando Favini, in un Catania-Atalanta del 1960, farà l'esordio in Serie A con gli orobici, non sa che quella maglia sarà l'amore della sua vita. E a dir la verità, non ci sono neanche presupposti. È uno dei pochi a passare dal Brescia all'Atalanta e poi di nuovo al Brescia. Non proprio un bel biglietto da visita. A 30 anni Favini ha già attaccato gli scarpini al chiodo per andare dove è scritto nel suo DNA che debba stare, a capo di un settore giovanile. Comincia con il Como, il club che lo fece esordire da professionista. Studia, conosce i ragazzi del club e del territorio. È in questo modo che negli anni 70 vede un ragazzo di 16 anni che gioca nella Romanese, nella Serie D Lombarda. Gioca al centro della difesa, ma ha uno scatto in velocità senza eguali. Non ci pensa due volte, Favini lo porta subito a Como ed è una scelta grandiosa. Sono i primi anni di Pietro Wierchwood. In pochi anni Como passa dalla Serie C al ritorno in A, mentre il suo settore giovanile sforna talenti a ripetizione. Il fiore all'occhiello degli anni 80 si chiama Stefano Borgonovo, che i comaschi venderanno bene al Milan prima del prestito alla Fiorentina, dove la B2, Baggio Borgonovo, farà impazzire Firenze. Arriviamo al giugno del 1990.
A circa 50 km da Como, esattamente a Bergamo, sta avvenendo un passaggio epocale. Dopo 20 anni di presidenza, la famiglia Bortolotti cede il pacchetto azionario dell'Atalanta ad un giovane imprenditore nell'immobiliare e nell'abbigliamento, ex calciatore proprio dell'Atalanta, che ha iniziato ad avere fiuto degli affari quando ancora giocava. Ha appena compiuto 37 anni e una storia da presidente tutta da scrivere. Antonio Percassi. Appena prende posto nel suo ufficio in sede, Percassi convoca l'allora direttore sportivo Giorgio Vitali. A capo del nostro settore giovanile voglio il migliore. Chiamalo e portalo qui. La scelta ovviamente è solo una e ricade su Mino Favini. Il primo collaboratore che Favini trova a Zingonia è l'ex portiere Pierluigi Pizzaballa. I due erano stati compagni di squadra proprio all'Atalanta degli anni 60. Pizzaballa, tra l'altro, era diventato iconico nella cultura di massa perché la sua figurina nell'album Panini era praticamente introvabile. Mino Favini a Zingonia ci prende la residenza ed è qua che ripeterà all'infinito due mantra del suo lavoro. Il primo, la categoria di un calciatore la fa la testa, non i piedi. La categoria la fa la testa, non i piedi. Ho visto giocatori bravi alla stessa maniera. Uno esordio in Serie A, l'altro in prima categoria. 7 categorie di differenza. Erano bravi alla stessa maniera. La testa ha fatto la differenza. Il secondo, da cosa si giudica un giocatore? Dallo stop. In quel gesto c'è il rapporto naturale che il ragazzo ha con la palla. E poi c'è la disciplina. A Zingonia abbiamo sempre avuto regole chiare. Educazione, impegno, rispetto. Fin dai primi giorni all'Atalanta, Favini stringe un forte legame con Cesare Prandelli. Nel 90 quest'ultimo ha da poco svestito la maglia aerobica per iniziare la carriera da allenatore proprio con gli allievi dell'Atalanta. Un legame, quello tra Prandelli e Mino Favini, che rimarrà talmente forte che nel 2012, quando la nazionale raggiunse la finale dell'Europeo contro la Spagna, il CT volle che Mino lo raggiungesse in Ucraina per vedere dal vivo la finale. Le squadre nerazzurre di Prandelli sono infarcite di ragazzi talentuosissimi portati a Zingonia da Favini e che col lavoro meticoloso all'Atalanta hanno un futuro scritto in Serie A. Il più forte di tutti, Domenico Morfeo. Lo racconta lo stesso Favini. Era talento puro. A 14 anni capiva prima di tutti cosa sarebbe successo dopo due passaggi. Domenico Morfeo, Alessio Tacchinardi, Thomas Locatelli, la primavera dell'Atalanta del 1993, guidata da Cesare Prandelli, vince lo storico torneo di Viareggio e il campionato, mentre Favini è diventato ormai per tutti il mago di Meda. Prandelli e Favini a volte intraprendono delle vere e proprie battaglie per difendere i loro ragazzi di fronte agli altri dirigenti dell'Atalanta. Ad esempio, il giovane Morfeo con il sinistro fa esattamente ciò che vuole, ma il destro lo usa solo per salire le scale. Dentro l'Atalanta c'è chi storce il naso. Uno così, che usa solo un piede, non può fare carriera. Ma Cesare e Mino non ci stanno. Se l'obiettivo è mettere la palla a terra e in breve tempo arrivare a calciare o passare, vediamo come se la cavano i compagni, che usano il destro e il sinistro, e lui, che usa solo il sinistro. Risultato? Morfeo risultava sempre il migliore. Oppure il caso dei gemelli Zenoni, Damiano e Christian. Alcuni dirigenti nerazzurri li vogliono mandare a giocare tra i dilettanti. Favini e Prandelli si impuntano. A costo di cambiare ruolo, loro devono rimanere. Damiano faceva l'ala destra, Christian il centravanti. Diventano uno terzino, l'altro centrocampista. Partiti da Zingonia, i fratelli Zenoni si faranno 10 anni in Serie A. Faranno anche parte di quell'Atalanta che può essere definita come l'antesignana di quella del 2017 di Gasperini. In panchina c'è un bergamasco, ex nerazzurro da giocatore, arrivato ad allenare in prima squadra dopo tanto lavoro nel settore giovanile, proprio al fianco di Favini e anche di Prandelli, Giovanni Vavassori. Una squadra neopromossa, giovane e frizzante, quella del 2000-2001. In porta Ivan Pellizzoli, l'anno successivo andrà alla Roma di Capello portando alle casse atalantine ben 27 miliardi di lire. Terzino destro, appunto, Christian Zenoni, a sinistra invece Luciano Zauri. In mezzo al campo l'altro Zenoni, Damiano, insieme a Massimo Donati e Giampaolo Bellini, che per 30 anni vestirà solo la maglia dell'Atalanta. Davanti, nel mercato di gennaio, torna a casa Domenico Morfeo, che per strani motivi sceglie la maglia numero 3. Cosa hanno in comune questi giocatori? Sono tutti cresciuti a Zingonia da quando erano poco più che bambini.
La certificazione del lavoro di Mino Favini, l'Atalanta di Vavassori ce l'avrà il 3 febbraio del 2001. A Bergamo arriva la Juventus di Carlo Ancelotti, che davanti può schierare Alex Del Piero, Pippo Inzaghi e Zinedine Zidane. L'Atalanta incredibilmente vincerà in rimonta con i gol di Stefano Lorenzi, altro ragazzone prodotto dal settore giovanile bergamasco, e di un giovane Nicola Ventola. A fine anno sarà settimo posto a soli 5 punti dalla zona europea. Ma la vera svolta, come ormai è risaputo, parte 10 anni più tardi. Nel 2010 Antonio Percassi torna a capo dell'Atalanta. La sua prima esperienza non finì bene, la squadra in Serie B e le dimissioni sottovoce. Ora Percassi è diventato uno degli uomini più ricchi della nazione, anche perché ha portato in Italia il marchio Zara, oltre ad avere diversi centri commerciali. Il compito che affida a Mino Favini è chiaro: l'Atalanta deve fare il salto definitivo da fabbrica di talenti a vero e proprio modello europeo. Con Percassi l'Atalanta aumenta gli investimenti nel vivaio. Sono circa 4 milioni di euro che ogni anno il club nerazzurro mette nel settore giovanile. Le scommesse di Favini spesso sono vinte, come quella di Jack Bonaventura. L'abbiamo prelevato da una scuola calcio nelle Marche. Era mingherlino, pesava 40 kg. Ancora troppo leggero per entrare nei programmi di allenamento di Zingonia. Allora l'Atalanta lo lascia per un periodo in Toscana, al margine coperta, prima di portarlo, stavolta sì, in nerazzurro. Ma tra le tante scelte giuste, come Sportiello, Zappacosta o Gabbiadini, c'è anche qualche rimpianto nella carriera di Favini, come quello di essersi lasciato scippare un undicenne Manuel Locatelli. Già, perché nel 2009 il Milan bussa alla porta della famiglia di Manuel e il ragazzo passa da vestire la maglia della Dea a quella del Diavolo. Manuel Locatelli, centrocampista. Ho sentito parlare di te. Dicono che sei bravo, tanto bravo. L'ultimo capolavoro di Mino Favini, prima di lasciare tutto in eredità a Maurizio Costanzi e Giancarlo Finardi, si tocca con mano nel 2016-2017. La squadra di Gasperini ha Caldara, Conti, Chessy, Grassi e Alessandro Bastoni, oltre a Sportiello e Gagliardini che se ne andranno a gennaio. In primavera, un portiere ancora in rampa di lancio come Carnesecchi, Musa Barrow, ma soprattutto Dejan Kulusevski. Mino Favini è forse il primo di tutti a vedere di cosa può essere capace quell'Atalanta di Gasperini. Suonano profetiche le sue parole nel 2016. Se mi aspettavo questi risultati dai ragazzi di Gasperini, non ne sono meravigliato, ma il meglio deve ancora venire. Il resto è cronaca. Quando Mino Favini se n'è andato, nell'aprile del 2019, al suo funerale c'erano veramente tutti. I ragazzi che ha scoperto al Como, quelli dell'Atalanta, quelli con i capelli bianchi e quelli ancora in attività, i dirigenti, gli allenatori, tutti, gli occhi rossi di Antonio Percassi. La sera prima l'Atalanta aveva battuto la Fiorentina strappando il pass per la finale di Coppa Italia. Probabilmente quel giorno anche lo stesso presidente nerazzurro avrà pensato che se la sua squadra adesso la temono tutti, gran parte del merito è proprio di Mino Favini, l'uomo che ha reso grande l'Atalanta.